qualcosa non va. Va bene, Casper, controlleremo. È il cambio. Ho perso la marcia. Vai, Casper, ce ne stiamo occupando. Spingi al massimo. Ci provo. Brutte notizie riguardo al cambio. Il team le sta provando tutte, ma non siamo molto ottimisti. Devi continuare così e fare del tuo meglio. Non possiamo chiederti di più. Ok, il distacco è 1,8 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 3,3 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri.
Sei all'ultimo giro. L'attacco dalla vettura dietro di te è 2,6 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Una gara stupefacente e una vittoria altrettanto fantastica qui ad Albert Park. Cos'è successo a Casper Ackermann? È riuscito a finire, ma sembra abbastanza frustrato, non credi Luca? Sembrerebbe un guasto al cambio. È sempre difficile per un pilota una cosa del genere. Ackermann non sarà felice, ma sa cavarsela in queste situazioni. Beh, non è un bel inizio di stagione. Speriamo che riesca davvero a recuperare. Dopo un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Mercedes si preparano a fare festa e ne hanno tutto il diritto. Prova sfortunata oggi. Che cosa puoi dirci? Allora, brutta gara per te oggi, Casper. Parlaci un po' di quello che... È stato chiaramente un problema col cambio. Non una cosa piacevole, insomma. Ma risolveremo, sono sicuro. Bene, nonostante l'evidente difficoltà tecnica, sei riuscito a finire. Quanto è dura portare a termine una gara in queste condizioni? In questi casi l'esperienza è un fattore importante. Devi lasciar perdere tutto, stare attento, ma provare ad ignorare ciò che ti circonda e concentrarti sul problema e sperare per il meglio. Dato un inizio sfortunato in questa stagione, mi chiedo se non sia dovuto al rapporto complicato con il tuo compagno nella scorsa stagione. Come vanno le cose tra te e Aiden? Diciamo che il guasto al cambio non si sarebbe verificato nell'auto di Aiden. Forse perché io ho più esperienza e posso cavarmela, ma la scuderia sembra che ponga più attenzioni su Aiden. Vedremo come la stagione va avanti. Ti ringrazio.
100% trazione. Capito. Ce la fai ad entrare nei box al prossimo giro, Casper? Box al prossimo giro. No, devo entrare adesso, è ingestibile. Adesso sta arrivando Aiden. Resisti un altro giro, Casper. Non è un giro sotto? Sì, per lui c'è un'altra strategia in atto. E per me, invece? Sta entrando adesso. Attendi, Casper. Ok. No, non riesco a gestirlo. Arrivo anch'io. E per Aiden nessun problema, eh? Sii paziente, Casper, per favore. Perdo una posizione. E un'altra ancora. Va bene, andiamo, andiamo! Ok, magari non è stata la scelta giusta. Vedi se riesci a recuperare qualche posizione, Casper. Ci sono. Bella mossa, ben fatto. Adesso sei nella top 10, continua così. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Distacco dall'auto dietro.